suo amico di un suo mezzo parente, devo dire anche questa cosa, accorcia alle distanze, che però non si occupa di queste cose. Allora, va bene, dico cosa vorrei fare in questo nostro workshop, diciamo. Allora, come vedete sono qui a mani nude, cioè niente slide, niente cartelli, niente cose. Potrei dirvi che è una cosa anche voluta, diciamo che è anche un po' una necessità, no? Però vuol dire anche un po' voluta, perché alla fine sapete fare quattro slide, mettere su quattro cartelloni, non è che sia complicato, no? Da qualche parte nel Google Drive qualcosa da dire su questo argomento lo si raccatta sempre. Invece alla fine ho deciso di rinunciare, quando vengo qui a mani nude, diciamo, no? A mani nude, ma cosa voglio fare a mani nude? Che vorrei fare anche con voi, diciamo, con voi. Poi siamo un pubblico, mi sembra, io direi, senza, no? Un po' di lato, come dire, offerta dei servizi, lato professionale, ho come questa impressione, diciamo. Cioè, ci sta dicendo che siamo vecchi. Sta dicendo che siamo vecchi. Sì, forse. Diciamo che c'è un pubblico di sotto, ho visto qualcun altro che credo senza un amico del pubblico. Va bene, si vede che il tema, già questo che il tema abbia selezionato un certo tipo di pubblico dice già qualcosa, diciamo, no? Potremmo anche fare una riflessione su questo, diciamo. Però ecco, quello che vorrei fare, forse a maggior ragione con voi, diciamo, al di là del mega titolo roboante che mi hanno assegnato, lo devo rileggere, l'avete visto perché è nella borsa. Però io quello che vorrei fare in quest'oretta qui, diciamo, o con voi, col vostro prezioso aiuto, io vorrei fare a pezzi le comunità educanti. A pezzi. Ok? A pezzi, attenzione, non vuol dire distruggere, no? Mettere l'esplosivo, no? Boom, no? Per il gusto di... una roba un po' luddista, vi ricordate i luddisti, fine 800, quelli che appunto devono farsi, come dire, soverchiare dalle macchine della modernità, distruggevano i macchinari. Cosa che peraltro, vabbè, insomma, lasciamo perdere, perché ci sono forme di neoluddismo oggi rispetto al digitale, per esempio le piattaforme, no? Ok, però lasciamo perdere. Quindi non una cosa super distruttiva, vorrei fare una cosa più da hacker. Hacker cosa fanno? Smontano un po' le cose e le rimontano per fare altro, anche per certi versi, no? Gli hacker sono interessanti perché alle volte riescono in qualche modo a trovare delle funzioni d'uso di tecnologie a cui noi non avevamo assolutamente pensato, no? Anche cose molto semplici, niente di particolarmente trascendentale. Cioè, mi ricordo una volta avevo visto degli hacker democratici, diciamo, quelli che tirano giù i sistemi di sicurezza o fanno saltare le pipeline del metano, diciamo, no? Ok, ma avevano per esempio usato la Nintendo Wii per farci una LIM. La Lavagna LIM, capito? Quindi, come dire, una cosa che è stata pensata, diciamo, per certi tipi di attività, che di solito è Just Dance o cose di questo genere qui, la usi, la puoi trasformare anche in una Lavagna LIM senza comprarti la mega Lavagna LIM galattica o cose di questo genere. Vorrei, con voi vorrei fare un lavoro un pochino, come dire, scientifico, di decostruzione delle comunità educanti. Questo lavoro di decostruzione può aiutarci a capire effettivamente ancora meglio cosa sono e ad approcciarle in un modo anche più, non so come dirvi, proattivo e non scontato. Mi capito? Sto parlando troppo da politiche giovanili, troppo, però non c'è anche quello problema. Non so se qualcuno dice... Cioè, cosa vuol dire? A me sembra che oggi le comunità educanti, poi diciamo naturalmente cosa sono, non so, non è che cominciamo appunto la demolizione così, siccome lo facciamo a mani nude, abbiamo tirato giù un sasso alla volta, evitando che ci caschi addosso tutto, diciamo, peraltro, ok? Perché alle volte in questi lavori di demolizione controllata succede che viene addosso la casa, diciamo, quindi bisogna stare anche un po' attenti. Però tirano giù pezzo a pezzo, per questo a mano viene meglio. Ma perché voglio fare questa roba qui? Perché voglio fare questa roba qui? Perché, vabbè, potrei dirvi che anche venerdì pomeriggio piove, ho appena litigato in macchina con gente su un progetto delle comunità educanti, quindi capito, no? In realtà non è solo per quello, non è solo per quello, però sapete, quando ci sono dei termini, delle parole chiave, delle cose che diventano, come dire, quasi gergali, o con un termine inglese diventano mainstream, mainstream cosa vuol dire? Si usano così, no? Quando, scusate, adesso faccio proprio il penale, escono i bandi su qualcosa, quella cosa lì, no? Diventa quasi, assume una vita quasi di per sé, no? Quindi c'è il bando sulle comunità educanti con i bambini, tanto per essere chiaro, quindi contrasto alla povertà educativa e cose del genere, quindi, wow, tutti a progettare su quello.
belle cose, naturalmente, però alle volte diventano queste parole, diventano un po' dei feticci, delle cose che sono lì, le usiamo, ci facciamo le slide, ci facciamo i progetti, ci facciamo le iniziative, i workshop, eccetera, però alle volte, no, diventano quasi di vita propria, no? Dici, boh, ogni tanto, no? Assumono quasi dei significati di per sé, ci sfuggono quasi di mano. Quindi per evitare che ci sfuggano di mano, diciamo, no? E che le parole si impongano alle volte come dei dati per scontato, capito? Non so se sono chiaro, diciamo. Quello che vorrei fare con voi è proprio un'opera di smontaggio, trovare, come dire, anche le componenti base di cosa vuol dire oggi, non tanto che cos'è, ma come si fa comunità educante, e poi per certi versi i pezzi li lascerei anche lì. Non mi metterei in un workshop per altro di un'ora poi a rimontare. Rimontateli voi, come vi pare. Rimontateli voi o rimontiamoli noi con quel protagonismo giovanile che c'è dentro, come dire, anche il titolo di questa, di questo nostro workshop. È chiaro? Che ne dite? Possiamo provare? Potremmo non farcela, potremmo dire, per certi versi. Ok? Quindi uno smontaggio mirato, però come dire, dove dividiamo dei pezzi, delle componenti, non solo di significato, ma anche di azione, perché alla fine voi quando raccontate soprattutto di fatti sociali, comunitari, eccetera, se li vediamo in azione si capisce subito, se li vediamo solo in termini un po' così astratti non si capisce che cos'è, non lo so, insomma, proviamo uno smontaggio mirato della comunità educante, ok? Proviamo? Almeno prendiamo i pezzi, poi lasciamo lì i pezzi e riusciamo a capire come metterli insieme, magari, scusate, affidando qualche pezzo del fare comunità educante a qualcuno che non è venuto. Perché qui c'è il grande assente, voglio dire, no? A parte lui dietro la telecamera, forse, non so, mi permetto, adesso farò delle gaffe clamorose, diciamo, però voglio dire, qui ci manca l'attore, no? Il player, l'attore, che dovrebbe in qualche modo aiutarci a rifare, a ricomporre le comunità educanti secondo delle ottiche diverse che non siano solo formulare le banche. Non c'è, quindi vabbè, noi l'abbiamo convinti, vabbè, vedranno il video, mi dovrebbe dire che devo fare. Oppure potremmo pensare come rendere un pochino più attrattive le comunità educanti anche, no, presso quegli interlocutori che di solito magari alle volte non sono qui perché magari sono considerati un po' troppo beneficiari di queste comunità educanti e invece non sono dentro come attori proattivi che queste comunità educanti le fanno, ok? Proviamo, ok? Allora partiamo perché, allora di solito a me non piace dare le definizioni, partirei subito con lo smontaggio, diciamo, però come mi dicono sempre, no, non è che puoi partire così a UFO, fai eccetera, almeno un pochino, no? Dicendo, no, che cos'è, è come si materializza oggi una comunità, com'è che ci si para davanti oggi, meno per me, poi ditemi anche voi, no? Perché voglio dire, non è che è un concetto, voglio dire, iperblindato, no? Che c'è quella definizione lì e se non la usi non va bene, no? Che cos'è? Allora, per me, come dire, adesso sto usando una parola che mi cacciano via, vabbè, insomma, una manifestazione, l'epifania, vabbè, della comunità educante, in qualche modo, è che cos'è quando ti appare, quando la vedi, che cos'è? Per me, la sospetta qui perché allora di solito è un patto, un accordo, quindi qualcosa anche di minimamente formalizzato, diciamo. Infatti spesso, no, va di modo, questo va a dire, facciamo i patti educativi territoriali o cose del genere. Attenzione, su queste cose qui ci si fanno i progetti, ci si fanno le ricerche, ci si fa, cioè sono robe che poi esistono. Quindi la comunità educante è un patto, un accordo tra attori diversi, quindi non solo gli attori istituzionali, scusate, del mondo educativo, attori istituzionali del mondo educativo, voglio dire, scuole e dintorni, scusate, quindi anche altri attori, diciamo, che di missione, come obiettivo, come competenza primaria, non hanno quello di fare l'agenzia educativa, ok? Quindi tutta una serie di altri attori, diciamo, diversi, per incrementare le capacità di azione di una comunità, quindi una comunità, come dire, proattiva, no? Che non sta lì solo, scusate, a fare il coro greco dei servizi educativi territoriali. Caro coro greco, se sapete, nella commedia greca non ci sono gli attori che recitano, e c'è il coro, a parte che il coro nel corso del tempo ha cambiato ruolo anche nella commedia greca, no? Alla fine all'inizio era proprio dietro in qualche modo, no? Era
era a supporto degli attori. Poi per certi periodi, questa potrebbe essere la nostra sfida, il coro greco è diventato più importante degli attori. Però diciamo, solitamente nelle comunità educanti tu hai, come dire, tutta una serie di soggetti, anche di natura informale, che supportano, come dire, quelli istituzionali per potenziare le capacità di una comunità rispetto a delle sfide educative. Sfide educative cosa vuol dire? Sfide educative sono quelle che riguardano, ad esempio, che ne so, voglio dire, il dropout scolastico, ad esempio, no? Il fatto l'abbandono scolastico, o il fatto che ci sono certi segmenti della popolazione giovanile, soprattutto giovani di seconda, terza generazione, che non hanno la possibilità di fare, come dire, dei percorsi formativi, scolastici, all'altezza delle loro aspirazioni, delle loro competenze. Quindi si individuano sostanzialmente tutta una serie di sfide educative che riguardano sia soprattutto certe fasce della popolazione, solitamente giovanile, ok? Sia, come dire, tutta una serie, come dire, anche di altri soggetti che a queste sfide educative sono interessate. Pensate per esempio al mondo dell'impresa. Non trovo più persone che sono adeguatamente formate o che hanno certe capacità di lavoro come c'erano una volta. Ricordo una volta in un tavolo in cui discutevamo di sfide educative sul territorio, un imprenditore, per esempio, è venuto fuori nel bresciano, altro passaglia, ok? Dice: non voglio più assumere il primo che passa, non solo per il possesso, perché non ha le competenze hard di manovrare la macchina, di fare, no, quelle le ha, ma più dal punto di vista delle competenze soft, relazionali, problem solving, proattività e cose del genere, e non le trovo più, no? Quindi sfide educative che interessano soggetti diversi, quindi potenziando la capacità educante di un'intera comunità, non solo delle istituzioni educative. Capito? E questa cosa viene in qualche modo contrattualizzata, si crea un accordo, poi c'è il tavolo, poi c'è cosa, rispetto al raggiungimento di questa sfida qui. Quindi noi ci impegniamo tutti insieme per potenziare le nostre capacità educative, fare in modo che fra 4-5 anni nel vostro territorio qui il livello di abbandono scolastico diminuisca di, in particolare per la popolazione femminile, delle seconde generazioni, figli di stranieri, eccetera, diminuisca di 3 punti, 4 punti rispetto al dato. Capite? Sono questa cosa qui. Quindi accordi multiattoriali che potenziano le capacità di rispondere a sfide educative del territorio. Questa roba qui, voglio dire, eh. Ok? È chiaro? O no? Voi la definireste in un modo diverso? Non lo so. Boh. No, ditemi, perché io alle volte ho dei dubbi atletici su tutto, diciamo. Okay, quindi cose di questo genere qui. E vanno per la maggiore, sapete queste cose. Voi siete implicati in operazioni di questo tipo qua, eh? Per esempio. Ammettetelo. Sì, lo mettiamo. Ok, quindi andate ai tavoli, avete siglato anche in qualche modo la... No, perché allora, scusate, adesso vi faccio ridere. Io ho visto, se volete ridere, diciamo, se posso decidere di ridere, ma non è detto. Io ho visto anche, purtroppo non c'è, perché è rarissimo ormai, ormai è introvabile come Tex Wheeler numero 2, 3, 4. Tex Wheeler è un vecchio fumetto degli anni, ecco, adesso non va bene, non sono così giovane. No, va, quindi puoi fare anche, com'era quello che si chiamava il giovane vecchio, che adesso sono tornati anche i due, vabbè, due comici terribili, vabbè, ok. Abbiamo fatto il kit della comunità educante, il kit della comunità educante di cartone, con dentro le carte. Secondo me, se vi interessa qualcuno, poi ve lo vi giro dov'è, bisogna andare a cercarlo, perché ce l'avete visto. Quindi, capito, quando c'è tutto quello vuol dire che la cosa è bella codificata, quindi c'eri. Ah no, l'avete visto? No, noi non c'eravamo, però ci hanno passato il materiale. Il materiale, per queste carte che non stanno in piedi, non si capisce niente. Vabbè, ok, comunque quando costruiscono anche questi strumenti qui, no, vuol dire che una cosa è bella codificata e chiara, eccetera. No? Okay. Quindi siete implicati. Vabbè. Siamo sul pezzo, guarda. Siamo sul pezzo. Allora, visto che siamo sul pezzo, iniziamo. Cominciamo, no, a smontare, cominciamo la demolizione. Per me la demolizione, per me è una pratica molto zen che credo quest'inverno andrà alla grande, diciamo, è spaccare la legna. Voi sapete spaccare la legna? Sì, io sono figlio di contadino. E spaccare la legna non solo con l'accetta, no? Addirittura con i picunei, l'avete mai spaccato? Quelle robe grosse,
lì dovete essere bravi a trovare cosa? La fenditura. Perché se non trovate la fenditura potete passare il pomeriggio o la mattina ad abbattere come dei disperati e la cosa non si spacca. Adesso vabbè, ci sono quelli meccanici, vabbè, sono buoni tutti, diciamo, ok, ma una volta proprio no, ammazzate, o se spaccate le pietre, però spaccare le pietre è un po' da detenzione americana, diciamo, ecco. Quindi spacca, bisogna trovare la fenditura, se la trovi, sei veramente bravo, anche con un colpo, no, non particolarmente forte, apri delle cose incredibili, capito? Quindi dobbiamo trovare le fenditure. Mi sono segnato le fenditure, proviamo a capire oggi, no? Quali sono le fenditure dove è possibile? Le fenditure secondo me sono, corrispondono, come dire, non tanto ai pezzi, poi i pezzi li dobbiamo trovare noi, dovremmo riuscire a trovarli insieme, diciamo, no? Le fenditure secondo me sono i presupposti su cui sono costruite le comunità educanti. Cosa c'è dietro? No? Quando vi trovate una cosa davanti, una cosa che vi viene raffigurata, diciamo, no? Anche un oggetto materiale come può essere un videoproiettore, voglio dire, se lo volete smontare dovete capire da dove viene, per cosa è stato concepito, quali sono, come dire, le sue, no, i presupposti che hanno portato a progettare quella roba lì, diciamo, no? Quindi dovremmo fare un lavoro per trovare le fenditure e poi piazzare il colpo e smontarle, diciamo, no? Quindi adesso io provo a dirvi un po' di queste fenditure e voi, se avete voglia, no, mi dite se queste fenditure le riconoscete come tali, cioè si può davvero picchiare lì per smontare, oppure se sono solo paranoie mie, diciamo, o fantasie mie, o punti di vista mie. Cioè, non è che... Provo a dirvele per come le vivo io, diciamo. Poi potreste dirmi, no, guarda, lascia stare, piuttosto che ce ne sono altre, no, degli elementi dove è possibile in qualche modo intervenire per capire come sono fatte. E lì smontandole poi ottieni dei pezzi che puoi ricomporre come meglio credi, altrimenti se spacchiamo così, rimettiamo i pezzi, non li rimetteremo insieme mai, no? Capito? Non può, scusate per la metafora iper abusata, però vabbè, ok. No, quella del kintsugi, avete presente, no? Che voi spaccate la cosa, però col filo d'oro lo mettete insieme, quei vasi terracotta non li spaccate, c'è appunto. Col filo d'oro li mettete assieme e il valore della ricomposizione è maggiore del vaso iniziale, però bisogna in qualche modo spaccare e rimontare in maniera... Ok, quindi quali sono le fenditure? Allora, le fenditure sono quattro, secondo me. Mi sono segnato, la mia esperienza, cosa? In primo luogo, primo presupposto, prima fenditura sulla quale agire. Si può fare comunità artificialmente. Cosa vuol dire questa cosa? Io ho come l'impressione che ancora adesso molte persone, organizzazioni, qualcosa, si approcciano le comunità come una sorta di dato naturale, capito? Ci sono delle interazioni tra le persone che vivono più o meno nello stesso territorio, hanno interessi comuni, e a forza di routine, di vedersi, di parlarsi, di vedersi al bar, di andare, che ne so, frequentare luoghi di aggregazione, cose del genere, la comunità si riproduce in qualche modo, no? Quasi come un fatto, non saprei dirvi, naturale, come lo yogurt, la yogurtiera, avete presente? Ci sono i fermenti dentro, ogni tanto carichi, anzi stai attento, questa viene fuori dalla cosa, no? Cioè produce yogurt, non vanno più le yogurtiere, però una volta c'erano tutte, diciamo, forse poi si sono trasformate in dei mostri che hanno mangiato, no? E invece oggi mi sembra di vedere in certi contesti, forse non in questi contesti locali, non so, però ditemi, io sono trentino peraltro, dice, vivo in un paesino, diciamo, no? Però mi sembra che anche quei luoghi dove una volta la comunità c'è sempre stata ed è quella roba lì e si autoriproduce in maniera spontanea, viene su, come dire, anche se non fai niente, comunque viene su. Ecco, invece secondo me nelle comunità educanti un presupposto importante è che invece c'è un lavoro molto forte di costruzione di questa roba qui. C'è qualcuno che ci pensa, c'è qualcuno, no, che mette assieme i pezzi, che mette lì delle idee, che fa cosa, qui tutto un rinascimento, ad esempio, di tutte le figure di costruttore di comunità. Una volta erano delle cose quasi scontate, no? No? Oggi invece c'è, non so se guardate in giro, tanti corsi di community manager, di gente, no? Community manager, tutti questi nomi, queste etichette, queste cose, no? Forse perché le comunità oggi, e dietro le comunità educanti, no? Questa idea un po' c'è, sono un po' un artificio. Guardate, quando dico artificio non voglio dire parlarne male, non è che, no? Però come dire, è un pochino più meno spontaneistica la cosa, no? Più costruita, no? Anche intenzionalmente, no?
boh, non so, mi sembra un presupposto, non so se per voi c'è oppure no, è una priorità, è un punto su cui agire il nostro smontaggio o no, comunque è un presupposto importante, no? Che in qualche modo oggi le comunità alle volte in certi contesti vanno proprio costruite da zero, non c'è più niente, c'è tutta un'epopea ad esempio, pensate sulle aree interne del nostro paese, avete i paesi più abbandonati, dove le comunità rinascono, però rinascono, come dire, sotto strane sembianze, capite? Quindi no, sono un po' costruite, sono soggetti strani, non sono residenti, non sono per quelli, non so, no, il primo punto è quello, diciamo, no? Comunità un pochino più artificiali, un po' costruite a misura di obiettivo, non sono legate all'abitare un certo territorio, no? Non sono legate alla prossimità fisica, spaziale, capito come? Non lo so, primo punto. Secondo punto, un altro presupposto importante, del quale io ogni tanto dubito, no, dubito, è questo, che i soggetti informali con capacità educativa esistono, ci sono, e sono lì, in qualche modo, pronti ad essere, con un termine iperabusato, abilitati. Abilitati cosa vuol dire? Che, in qualche modo, oltre alle istituzioni, no, che di mestiere fanno questo, attenzione, non penso solo alla scuola, sia chiaro, penso anche ai servizi sociali, educativi, pubblici, terzo settore, no, il terzo settore non solo il terzo settore è di natura educativa, penso a quello che fa sport, che fa cultura, no, quelli potremmo dire ce l'hanno un po' scritto nel loro statuto, diciamo, no? Però poi c'è tutta questa epopea, questa sorta di narrazione, diciamo, no, per cui anche, non so, il barista, la barista, no? Dovremmo mettere tutti la schwa adesso, no? La parrucchiera, no? Tutta una serie di figure un po' mitizzate alle volte, no? Che dici, no? Questi qua a determinate condizioni, ma no, scusate, la famiglia, udite, pare che la famiglia sia ancora, no? Un soggetto informale, nel senso che non è un'istituzione, diciamo. No? Che ha capacità educativa, attenzione, non solo rispetto ai suoi membri interni, ma anche rispetto, che ne so, al vicinato, al quartiere, alle cose, no? O certi segmenti della popolazione, gli anziani, per esempio, non so, capito? Quindi il secondo presupposto, la seconda fenditura dove piazzare una martellata di quelle proprio chirurgiche, è che in qualche modo chi fa i bandi sulle comunità educanti, tanto per essere chiaro, dà dei soldi anche per fare delle azioni che dicono, ci sono anche i non professionisti dell'educazione che opportunamente, no? Aiutati, supportati, sono in grado di svolgere una funzione educante importante, diciamo, no? Ok, il secondo presupposto. Gli ultimi due, diciamo, poi ne parliamo per vedere dove siamo, se siamo persi, vogliamo dire altro, è che è possibile una relazione educativa simmetrica. Cosa? Simmetrica. No, cioè noi siamo abituati a contesti educativi, diciamo, c'è la verità, tipicamente scuola, ma non solo, dove c'è una sorta di, non solo separazione, ma simmetria. C'è l'educatore e c'è chi, in qualche modo, no? Usufruisce, beneficia, no? Di tutta una serie di attività che hanno l'obiettivo, educare, non insegnate voi, tirar fuori e educare tutta una serie di capacità, di competenze, capito? E invece qui nelle comunità educanti si dice che è possibile anche fare la peer education, come si dice, no? Ci si può educare tra pari, voglio dire, no? Quindi non necessariamente serve che ci sia un intervento da parte di un professionista, di una cosa, cioè, ma ci sono certe condizioni, certi contesti nei quali, come dire, soggetti che sono tendenzialmente pari per condizioni, pari per età, pari per codici culturali, conoscenze, pari, sono in grado, come dire, di, come dire, autoeducarsi sostanzialmente. Questo è un altro presupposto, secondo me, importante da capire se è vero o no. E ultima cosa, ultimo grande presupposto di tutta questa baralanda delle comunità educanti dove piazzare il colpo, è che le comunità educanti sono anche in grado, dicono alle volte, ci sono delle fantasie più o meno erotiche su questo punto qua, di cambiare le regole del gioco. Cioè le comunità educanti sono, per usare un termine che forse anche qui dentro fa un po' figo, diciamo, no? Sono change maker, cioè cambiano le regole, cioè, cosa vuol dire? Riescono anche a cambiare le politiche.
non sono l'ennesima, scusate, servizio, l'ennesimo progetto, l'ennesima iniziativa, l'ennesima... No. Se funziona, no? Se questa architettura tra professionisti e non professionisti che riescono a focalizzare una sfida comune, che in qualche modo si contrattualizzano rispetto a quella sfida comune lì, se questi cambiano le regole del gioco, possono contribuire a cambiare le politiche giovanili, le politiche sociali, le politiche educative, le politiche di sviluppo territoriale, le politiche formative. Cioè, capito? C'è questa idea di fondo, non so, dite di voi se poi che dobbiamo affrontare, no? Poi, che in qualche modo queste comunità educanti, voglio dire, non sono lì per tenere in piedi la baracca dei servizi esistenti, con tutto il rispetto della baracca, soprattutto in questa fase qui, diciamo, ma sono lì anche per, possono rivoltare il sistema. Capito? Quindi, insomma, ecco, questi secondo me sono i quattro presupposti. Comunità si possono costruire oggi le comunità, anche se non c'è niente e poco, o poco. Due, i soggetti informali che sanno, hanno capacità educative, ci sono, e opportunamente trovati e accompagnati, questi boom, fanno valore aggiunto, diciamo, no? Su questa cosa qui. È possibile anche oggi, c'è spazio per fare educazione tra pari, anzi l'educazione tra pari vuol dire, può essere anche un elemento, un enzima anche, di cambiamento. E poi abbiamo delle comunità educanti che insomma possono riscrivere le regole del gioco, del welfare, delle cose, eccetera. Non so, che ne dite? Non so, vi ritrovate, ci siamo in questa cosa, volete, non lo so, perché su questa base poi, insieme, voglio dire, non penso, potremmo anche trovare poi i pezzi, no? Perché queste sono le fenditure dove calare il nostro colpo, capito? E identificare le componenti delle comunità educanti che opportunamente rimesse insieme da parte di attori diversi, magari generano questi benefici o no, prendite, cosa vi sembra? Se no accendo il computer e sai. Mi venivano in mente le manifestazioni in Iran che ci sono in questo periodo, come comunità educante. Cioè? Se riescono a togliere il velo, se riescono a contestare questa cosa, in realtà voglio dire. Sì. Diciamo che in questo caso ci vedo molto anche, se devo parlare sotto, anche vuol dire delle comunità educanti, ecco, anche questo ne fa un elemento, se vuoi, che destabilizza un po' anche il modo in cui facciamo le comunità educanti, no? Per certi versi potrei dirti che alle volte ci sono comunità educanti che sono costruite soprattutto per tenere insieme i pezzi degli elementi, come dire, dei servizi, delle attività, delle iniziative. Magari sono comunità educanti che sono costruite poco, almeno in certi contesti, forse anche nei nostri, mi permetto di dire contesti, con questa vena di cambiare, no? Di fare l'advocacy. Sentite, sotto c'era il ragazzo, no? Giù, cos'è? Siciliano, okay. No? Ok, per esempio, viviamo una fase, no, storica, non so per voi, diciamo, come siete probabilmente molto più giovani di me, in cui c'è un ritorno forte dell'advocacy, cioè della dimensione anche conflittuale, dialogica, delle istanze. Io quando ho cominciato a lavorare in questo settore qua, sì, c'erano grandi missioni, però non è che fai la manifestazione in piazza per le politiche sociali, voglio dire, capito? O per i servizi educativi, le cose. Forse adesso invece siamo in una fase in cui hai delle comunità, puoi avere delle comunità educanti anche più urticanti, meno gentili, diciamo, col sistema, no? Mentre alle volte ho come l'impressione, adesso no, ci vado piatto, che sono delle comunità educanti molto, come dire, a ridosso del sistema istituzionale, diciamo, sono lì soprattutto come contraltare, non come scura, per tenerlo ulteriormente in piedi più che per metterlo in discussione. Poi attenzione, ti sposti in certi contesti dove il sistema istituzionale, educativo, diciamo, è più in difficoltà che, penso a certe regioni del sud Italia, piuttosto anche certi aree, allora lì, distanza dell'advocacy, viene fuori tu, non lo so, questo è un tema sicuramente. A me colpisce il fatto della comunità artificiale, no? Con noi, a volte portiamo i ragazzi a fare le uscite in montagna, eccetera, eccetera, con la guida ambientale. La domanda che fa la guida è qua davanti
cosa c'è di naturale e cosa c'è di artificiale. La prima risposta dei ragazzi è tutto naturale perché vedo tutto verde, che è come guardare fuori il balconicello a vedere le vigne e dire è tutto naturale, che ovviamente non lo è. E questo, qui abbiamo anche l'introduzione del lupo, tutta una serie di cose. Quando in qualche modo in una situazione di equilibrio l'uomo mette un elemento forte che rompe quell'equilibrio lì, poi non può più non disinteressarsene, perché quella rottura dell'equilibrio apporta tutta una serie di cose, per cui ad esempio, vabbè, faccio l'esempio del lupo, le mucche lasciate libere al pascolo non possono più essere lasciate libere, e tutta una serie di cose. E tornando alle comunità educanti, a me pare che, forse è una visione anche ristretta, però, che siano state fatte delle cose, cioè che siano successe delle cose per cui adesso non funzionano più per come la yogurtiera, insomma, per rigenerazione, perché ad esempio i saperi conosciuti dell'adultità o ancora di più delle persone sagge non vengono riconosciuti come interessanti da chi si affaccia all'adultità, semmai uno adesso è giovane, sembra che uno possa essere giovane all'infinito, insomma. E quindi si sono saltati alcuni meccanismi, e in questo salto viene richiesta un'artificialità di intervento, che a volte viene interpretata come un recupero e una restaurazione. E quindi vado a recuperare alcune persone che sono lì pronte, ma se non gli do il là, non si mettono in moto. Che poi è la stessa roba del passare, non so, mi viene da dire, i ragazzi che si incontrano prima sulle chat e su Meet, eccetera, e poi di persona. Cioè, delle modalità per cui si risponde sempre ad alcuni bisogni, ma in un altro modo. Forse sapete, da questo punto di vista, anche una chiave interessante proprio di destrutturare, che sarebbe interessante anche provare. Allora, secondo me viviamo in una fase, negli ultimi 10 anni, direi, qualcosa del genere, in cui siamo stati invasi da tutto uno strumentario di tool, diciamo, no? Di strumenti per fare comunità, che vengono soprattutto dal digitale, ok? No? Pensate quanta strumentazione è stata traslata, diciamo, no? Da ambiti, come dire, un pochino alieni rispetto a quelli tipici, diciamo, no? Delle politiche sociali, educative, cose del genere, provenienti soprattutto dal mondo del digitale. E cosa vuol dire? Voglio dire strumenti, come dire, che per esempio accelerano gli strumenti, per esempio io sono uno, ecco, affascinato sulla via di Damasco, potremmo dire sempre, no? Su tutti gli strumenti di design dei servizi di questi anni, no? Per esempio persona, raffigurati quello che può essere il beneficiario di quella attività lì, oppure fammi lo storyboard di un servizio, di un'attività, per capire cosa fai tu, come tu ti prepara, cosa del genere. Sono affascinatissimo ancora oggi, devo dire la verità, anche dalle figure professionali, peraltro spesso molto più giovani di me, che vengono da contesti diversi, che hanno queste capacità, no, di tool. Io li chiamo simpaticamente gli attacca post-it, capito? No? Che poi loro un po' si offendono le volte, che in effetti non è un bel... Però voglio dire, no, chi è bravo anche, no? Sì, però questi qua hanno molto, come dire, invaso, giustamente, ma perché c'è la domanda, probabilmente, anche perché questi sono quelli che ti danno l'artificio per accelerare e costruire, diciamo, processi di aggregazione sociale, che poi portino a una comunità, una cosa, onestamente, boh, non so, a volte sia un tema. Però, per esempio, ecco, questa diffusione degli strumenti, diciamo, anche che vengono da fuori, sono portati dentro questo ambito e diventano, attenzione, questo è un altro punto interessante, di dominio comune. Quindi non puoi dire più che sono strumenti in mano a un professionista, no? Vengo io, sì, alle volte ti serve quello, però tutto sommato sono strumenti che alle volte diventano di dominio comune anche rispetto a quelli che sono, come dire, considerati di solito i beneficiari delle attività. Leggi giovani, guarda, mia figlia, una figlia di 15 anni, così vedo che lei frequenta un'associazione, una cosa, vabbè, non so come sto a dire, dove in qualche modo io mi accorgo che lei si porta a casa anche tutta una serie di micro competenze hard di gestione dei processi sociali. Una volta mi ha detto: facciamo il debriefing. Il debriefing? No?
ok, oppure planiamo, cosa vuol dire planning? Costruire, attenzione, cavolate, dico no, questa secondo me è una cosa interessante perché a proposito di costruire, decostruire comunità educanti, me la cavo con una citazione di uno figo che per me è un mio guru di riferimento del design dei servizi collaborativi, si chiama Ezio Manzini, si chiama, no? Politiche del quotidiano, uno che ha vinto il compasso d'oro senza aver mai progettato niente di materiale, progettava servizi. E lui ha fatto un libro qualche tempo fa che si chiamava Design When Everybody Design, progettare quando tutti progettano. Quindi cosa vuol dire? Lui dà in qualche modo anche, non per scontato, poi a volte è un po' così, che in qualche modo oggi, no? Nel progettare, nel fare comunità, tu puoi avere di fronte tutta una serie di soggetti che in qualche modo hanno un possesso, o anche se non possiedono la tecnica, sanno stare dentro la tecnica dell'artificio del fare comunità. Mi capite? E anzi, quella cosa lì non è neanche più una competenza hard da insegnare, è una competenza soft, base, per poter fare qualsiasi cosa. La sociologia a Trento, no? Sociologia a Trento, quando stanno per Wilkie, ai triennalisti, no? Quelli che probabilmente non andranno avanti con la specialistica, quando capiscono che probabilmente non andranno avanti e quindi sono fasce deboli del mercato del lavoro, cosa fanno? Gli iniettano tantissimo delle competenze di project management e di community building, perché sono competenze che bene o male te le puoi spendere dappertutto. E anche questa, no? Questa cosa, questo nuovo set di strumenti che non sono, attenzione, non sono neutrali, tutti gli strumenti sono caricati culturalmente e ideologicamente, hanno dietro delle cose, trasportate da contesti diversi e che diventano di dominio pubblico, cioè qui avete un ultra cinquantenne che non ha fatto niente. Probabilmente se avessimo portato qui a condurre questa cosa qualcun altro, che no, probabilmente avrebbe già fatto tutto, avrebbe già portato a casa un sacco di risultati invece di essere qui ad arrampicare sui muri. Però, come dire, attenzione, a proposito dei pezzi della comunità educante, le cose. Uno, un pezzo importante, comunità educanti per fare advocacy. Anche, scusate, diventa importantissimo in una fase in cui nei prossimi, ma già avremo tantissimi conflitti da risolvere, ma conflitti espliciti, ok? Bollette al 59%, tanto per essere chiaro, situazioni in cui no, servizi che chiudono, cose del genere. Attenzione che quindi la comunità educante diventa un elemento di tenuta e di composizione anche di situazioni. No, saranno comunità educanti non per tempi tranquilli, non per gestire esistenti. Quindi questa capacità anche di incarnare, di recuperare anche quella cosa di community organizing, no? Di mettere assieme le persone, senza potere, le cose, le istanze, per, diventa importante. Secondo punto, anche questa è una cosa carina, diciamo, interessante, capire, no, come usare bene queste competenze ormai molto diffuse, gli strumenti per costruire l'artificio. Già qui sono due pezzi mica da ridere in qualche modo, no? Anche io sul primo punto della comunità artificiale spontanea, forse mi sono distrutturata un po' troppo e mi sono persa. Perché mi chiedevo, si interviene con una comunità, nel strutturare una comunità educante, laddove non c'è una comunità, o c'è una comunità che non funziona, però c'è una comunità. E che tipo di comunità è? Allora, nel momento artificiale, cioè l'equipe, chi pensa dal punto di vista sociologico, per cui studia quello che c'è, e interviene a fianco, o guarda da sopra e interviene dall'alto? Mi sono un po' persa. Vabbè, una domanda, una questione. Vabbè, sì, qui se vuoi, secondo me poni una questione che mi sembra interessante di, adesso questa parola, adesso quando cominciano a girare le parole, anche qui, adesso è un periodo che continuo a sentire in giro postura. C'è una roba, ragazzi, e purtroppo alle ore sono costretto anch'io a dire postura, diciamo. Vabbè, l'ho detto anch'io. Adesso devo sempre, abbiamo una chat in cui ci diciamo tutte le volte che sentiamo qualcuno che dice postura. Anch'io ho detto postura. Però stavolta potrebbe essere che la postura di chi? La postura del costruttore, costruttrice,
no? Che poi è una persona, è un team dentro una situazione un po' più ampia di chi fa la comunità, chi aiuta, chi farà Dio. Come si pone? Da che parte? Allora, da un lato, qui c'è un dilemma, diciamo, che poi ce lo portiamo sempre dietro, voglio dire, onestamente, non so quale sia, ecco, la postura giusta. Se è leader, quindi tira, sostanzialmente, no? Dice, no? Oppure è in una situazione più da facilitatore, adesso è termine tecnico, nudge, spintarella gentile in qualche modo, no? Mette lì tutta una serie di cose, di situazioni in cui ti dice, nudge, sapete quando la mamma elefante, la mamma ti tira sul cucciolo perché cammini subito se non viene mangiato di, no? Ah, peraltro chi ha teorizzato questa cosa ha vinto un premio Nobel, peraltro, Thaler, con il potere della spintarella gentile, del nudge. Quindi fai più aiuti così o tiri in qualche modo, no? Qual è la soluzione? Non lo so, nel senso che mi capita di vedere entrambe le situazioni. Secondo me siamo in una fase in cui, per esempio, nel fare comunità educante, in certi contesti, riemergono le leadership comunitarie. Era un po' che non le vedevo, non mi capitava di vederlo, però soprattutto in certe situazioni estreme, piuttosto deprivate, con le comunità naturali un po' che sono come il soufflé, si sono un po' afflosciate, magari riemergono delle leadership comunitarie che però non sono di solito, adesso non si può generalizzare, non sono native di quella comunità lì. Qui c'è tutta la letteratura, l'epopea, la retorica, c'hai degli alieni, dei ritornanti, sono ritornanti, ad esempio uno di quei giovinastri che, stronzi, non sono venuti qui a questa bellissima sessione, diciamo, che magari sono andati, come dire, a studiare, no, boh, di qua, di là, di su, di giù, e poi per una serie di ragioni tornano a casa, ritornanti, non sono ovviamente più quelli di cui sono andati via, quindi in qualche modo esteriorizzano la cosa, giocano una linea. Faccio un esempio, qualche anno fa sono andato nel mezzo della Sardegna, la quinta Sardegna, queste sono cinque Sardegne, la quinta è proprio quella proprio più interna, Lughenus Santa Vittoria, avevano fatto il Festival dello Spopolamento, Spop Festival, diciamo. Ed era divertente perché era fatto da un mix di locali, localoni, di quei proprio, un po' in crisi, diciamo, e un po' di espatriati. Stavano a Barcellona, facevano ingegneri, architetti, però un pensare. E il loro ritorno lì esercita comunque una leadership che, oppure l'alieno tipico, no, da comunità, cioè c'è quello che in qualche modo decide, vado ad abitare là perché mi sono stufato lì, e quindi per il fatto che c'è quella persona lì, che lì potrei fargli un sacco di gente, non perdiamo tempo. Quindi la leadership, diciamo, d'accordo. Però la leadership per definizione è una risorsa scarsa ed è anche un po' un cavallo imbizzarrito alle volte la leadership, no? Perché la parte in quarta, ragazzi, altro che comunità educante, cioè conflitto totale. Quindi, però c'è questa cosa, quindi il tempo. L'altra cosa che io personalmente preferisco, quindi andiamo di preferenza, se smontiamo poi ognuno i pezzi se li monta come preferisce, è questa cosa in qualche modo di dare piccoli incentivi affinché, come dire, si rianimi anche quel che c'è, per certi versi, no? Non possiamo solo aspettare il sol dell'avvenir, no? Che qui è più tramonto ormai che il sol dell'avvenir, no? Da parte di un leader, delle cose. E quindi aiuti le persone a, perché se no da sole le comunità non ce la fanno, devi dargli una spinta. Faccio un esempio, nel mio paesello, vicino a Villa Lagarina, così ci diciamo, ho avuto la grande idea che mia moglie mi dice: non andare in giro a predicare di comunità, stai lì e lavora, diciamo, e ok, io ho detto ok. E sono entrato nel consiglio di amministrazione della famiglia cooperativa del mio paese, negozio di comunità, le piccole co. Crisi nera. Perché? Non abbiamo più la comunità. Se io faccio l'assemblea dei soci di quella famiglia, lì sono tutte donne molto anziane, consumatrici ideologiche, perché si ricordano di, perché no, e poi tutto il resto lo vedono male, non vengono a fare la spesa, non stanno qui, non portano i figli a scuola, non vengono in chiesa e cose di questo genere. Quindi il tema di questa organizzazione qui non è più solo fare gli sconti nel negozio, perché tanto i prezzi saranno sempre più alti, è fare un po' un marketing di comunità, portare gli altri, andare a farsi vedere, tirare dentro, capito? Questa operazione. Ma io non posso contare sui leader attuali della mia comunità, perché non ce la fanno. Non ce la fanno. Devo mettere in atto una serie di azioni, di dispositivi, quindi ecco il community manager un po' designer, un po' che ti aiuta, un po', no? Che dice
mette in atto una serie di micro iniziative, un volantinaggio smart, suonando il campanello, non lo so, hai capito? Cercare di creare un pedibus che ti porta alla, al negozio, perché tutti dicono non c'è parcheggio e quindi non vengono al negozio, ma è vicinissimo, andiamoci, se hai capito, dispositivi per terra per segnalare dove è il negozio, aprire nuovi servizi, di, capito? Bisogna inventarsi delle cose che non sono tanto legate alla vendita, ma a ricoinvolgere le persone lì. E lì non è che serve al leader, qualche bella iniziativa ben piazzata, diciamo, no? Qualche incontro, qualche cosa, può aiutare lì. Però anche questo è un bel dilemma, secondo me. Comunità oggi, meglio la via della leadership, meglio la via dell'accompagnamento, della facilitazione. Grazie. Ciao. Quindi cos'è ci siamo detti a livello scolato di pezzi? Perché qualche pezzo ce lo portiamo via. Tema dell'advocacy, delle cose, no? In qualche modo, no? Non solo per gestire l'esistente. Tema degli strumenti, in qualche modo, no? Che diventano dominio pubblico. Questo è interessante, no? Perché consente di... Boh, tema, come dire, di dov'è, come dire, il motore che fa ripartire le comunità. Sta più nel fatto che appaiono nuove leadership e o nel fatto che riesce a mettere a disposizione una serie di cose che spinge l'esistente, anche se non emerge chissà chi, chissà che cosa. Tema della peer education. I ragazzi tra loro si educano, in positivo e in negativo, ma si lasciano di impronta l'uno con l'altro, sbaglio. Io credo di sì, credo sì, poi non sono un esperto in senso stretto di anche nella misura in cui io sono molto nei peer, diciamo, nei pari, la cosa che mi piace vedere non solo come interagiscono tra di loro, no? Come avviene, come lavorano in situazione, non so come dire, in un contesto come questo potremmo anche dire, vabbè, guardiamo un po' che anche tra di noi stiamo tentando di tirarci fuori tutta una serie di elementi di competenza, di cose. Però secondo me la vera peer education, sai dov'è secondo me anche? Non è solo nel, come dire, gestire l'incontro, nel fare le cose, è come tutto quello che riesci a tirar fuori, riesci anche a stoccarlo, stoccarlo vuol dire immagazzinarlo, metterlo da qualche parte, mi capisci come? Perché altre volte ho come l'impressione che un eccesso di informalità nei circuiti, come dire, di educazione tra pari, sì, lascia qualcosa, no? Viene giù qualcosa che ti rimane. Però alle volte, un po' per questioni di tempo, un po' alle volte perché sono questioni molto intermittenti anche, no? Non hai materiale, i giovani oggi hanno veramente il tempo di avere un'interazione continua, perché alle volte, sai, la continuità del tempo per autoeducarsi è una roba sempre più preziosa. Una volta magari era anche più facile, eri costretto a stare nello stesso posto, quindi anche volente o nolente questa cosa. Oggi invece è tutto molto più... Oggi è molto più, tutto molto più spezzettato, mi viene da dire, no? Poi mediato dal digitale, non lo so, capito? Diventa un po'... Quindi la vera sfida, secondo me, è anche capire come questa conoscenza, come questa capacità viene anche depositata, viene anche archiviata per certi versi. Dov'è che l'archivi questa cosa qui? Dov'è che l'archivi? Allora, noi vecchi, almeno io vecchio, scusate, io vecchio, cosa faccio da uomo del Novecento, per esempio? Scrivo, no? Documenti, piuttosto che manifesti, piuttosto che progetti, piuttosto che come dire, archivio nel mio Google Drive, grande innovazione digitale, che magari è partecipato anche da un tot di altre persone, per me è il massimo, no, dello stoccaggio della conoscenza che emerge da discorsi, da processi di peer education, è costruire un documento condiviso. Io lì non vado oltre, diciamo, no? È la mia modalità di produrre contenuti condivisi con qualcun altro. E allora vedo che c'è stato, come dire, un elemento di valore, di scambio con le persone, no? Perché altrimenti, se no, alle volte mi dico tante cose interessanti che stamattina mi avevano fatto un incontro interessante lì, però nessuno prendeva appunti, nessuno restituiva, io so già che non arrivava niente, quell'incontro mi dà un fastidio che non hai idea. Eppure era una cosa che poteva farci crescere tutti, autoeducarci, no? Quindi a me piace alle volte quelli che lavorano anche dietro le quinte, che sistemano le cose, che mettono a posto, che archiviano il materiale, una roba un po' vecchia, mi rendo conto, una roba... Oggi invece cosa può essere questa cosa qui? Per altri, diciamo. Pensate com'è cambiato anche il concetto di produrre contenuti oggi.
io rimango sempre un po' sciocco, non riesco ad abituarmi, scusate, ma perché sono di un'altra epoca, no? Per me il contenuto, scrivere fa, contenuto è una foto, contenuto è un hashtag, contenuto è, come dire, un video ben montato di questa cosa qui. Giusto? Adesso voglio vedere una roba da blog, Enrico Ghezzi, c'è la roba, ok. No, quindi degli highlights in tre minuti, tagli, ritagli, è un bel podcast, è una cosa di questo genere qui, capito? Quindi per me oggi interessante, oltre al meccanismo dell'interazione, a me interessa tantissimo capire come, come dire, l'esito dell'interazione, dell'educazione reciproca, poi cade, percola, va giù in un qualche elemento di contenuto. E in cosa consiste questo contenuto? E credo che da questo punto di vista, rispetto all'ultra cinquantenne, che l'unica roba che le bonde fare è aprire Word, diciamo, e scrivere delle cose, e qualcun altro che ha davvero una multimedialità naturale del fare le cose, dentro le, che sono contenuti, che io quei supporti lì non, alle volte non li considero neanche contenuti. Mi capite? Ma è un errore madornale. Ecco, da questo punto di vista, forse, anche se facciamo comunità educante, scusate, più attrazione giovanile, forse per vedere se i meccanismi di peer review funzionano, dovremmo essere anche un pochino più aperti, abilitare, mettere risorse anche per far produrre contenuti che scaturiscono da discorsi di educazione reciproca, anche attraverso delle modalità che non sono le modalità alle quali magari noi di altre generazioni, ma anche come tipo di approccio professionale a fare cose, penseremo. Io so, poi sono sconvolto da questa cosa che ho scoperto, sto, no, sto ancora male, devo digerire l'impatto di queste innovazioni che vengo sempre a sapere per ultimo, no? Diciamo, non so se avete visto questa cosa adesso, che tu puoi, scrivendo in un certo modo, quindi si recupera la scrittura, questo per essere contento, interrogare l'intelligenza artificiale per fargli costruire delle immagini che assomigliano a delle cose che tu vuoi rappresentare. Rappresentami una riunione in cui ci sono soggetti diversi che parlano di comunità educante, ecco qui l'intelligenza artificiale collassa. Però se noi andiamo avanti a dare delle indicazioni, potrebbe uscire un'immagine e potremmo fare i super fighi, andare in questa, nella sessione finale, che non so, no, adesso, proiettare questa immagine e dire: questa per noi è la comunità educante in qualche modo, con un prompt di comandi a un'intelligenza artificiale. Ma adesso non facciamoci affascinare dalla dimensione tecnologica, non è l'affascinazione, è proprio la logica che consente di costruire un contenuto. E sapete che questi prompt, questi messaggi di testo mirati per far produrre all'intelligenza artificiale un'immagine che è un contenuto, o sono privati, ognuno c'è il mio, c'è il copyright sopra, o sono comuni. Sono dei beni comuni sostanzialmente, dove ci sono più persone che insieme scrivono le indicazioni affinché l'intelligenza artificiale ti restituisca quell'immagine lì che è contenuto. È peer education? Sì, secondo me sì. Il problema è che ha delle modalità di espressione, no? E di materializzazione, mi verrebbe da dire, che sono veramente molto diverse. Da questo punto di vista probabilmente anche riuscire a costruire comunità educanti, sono in grado di produrre contenuti anche attraverso processi di peer education in maniere e forme diverse, no? È un bel tema, mettiamola così, perché se vado a vedere, scusate, qui finiamo, la rendicontazione di tanti progetti, il contrasto alla povertà educativa, che va di comunità educanti, dei gran bei file PDF, gran bei file PDF, capito? Corredati di qualche immagine, ma poco più. Mentre invece, in realtà, adesso sto anche esagerando, perché invece sono anche cose interessanti. Però, comunque, posso? Sul discorso della peer education è in realtà una sorta di destrutturizzazione dell'attività, nel senso che voglio dire, come qua stiamo smontando le politiche sociali, che i peer smontano o possono smontare quello che noi andiamo a proporre. Quindi voglio dire, in realtà, adesso, non so, qui in Veneto c'è tutto quanto una azione della regione Veneto, un progetto di peer education in Veneto che fa tutta quanto una serie di attività, soprattutto nelle scuole, eccetera. Però voglio dire, rispetto a questo, quando noi l'applichiamo anche nelle scuole, eccetera, si vede spesso e volentieri come i ragazzi con un ruolo diverso e con contesti diversi riescono a dare un'immagine di se stessi che è completamente diversa da quella che altrimenti avrebbero all'interno del gruppo classe o del contesto scuola.
E quindi voglio dire, destrutturizziamo tutto quanto a questo tipo di strategia e andiamo in qualche modo a capito se sì, zitto. Diciamo che a me piacerebbe no. vedere l'esito della destrutturazione anche nel format attraverso cui, no? Come dire, il contenuto che viene prodotto, che è preziosissimo, perché è l'esito di una destrutturazione, dove finisce dentro, se anche, come dire, il contenuto che ne scaturisce ha delle forme di rappresentazione che in qualche modo sono esse stesse nuove. Loro sanno che noi gli chiediamo, cioè quando fanno un progetto, ci restituiscono quello che sanno che noi vogliamo, quindi ti restituiscono un file Word o un PDF. Cioè, no, beh, no, ma no, ci restituiscono anche un video, ci restituiscono anche un video.